Salve amici. L'esercizio che proponiamo oggi è una tecnica di respirazione yoga, di pranayama, quindi la respirazione sole luna, detta anche anuloma viloma pranayama. La effettuiamo nella posizione del loto se possibile, oppure se avete difficoltà seduti su una poltrona o su una sedia, ma con la colonna vertebrale eretta e il capo dritto appoggiato sulla colonna. La mano sinistra è appoggiata sulla coscia sinistra, le due dita indice e pollice si congiungono ad anello e le altre tre dita sono aperte, poggiate e rilassate. La mano destra assume un gesto che va a stimolare delle terminazioni importanti. Quindi il pollice, l'anulare e il mignolo sono aperti, mentre l'indice e il medio toccano la base del pollice. Questo gesto mudra è importante per effettuare la respirazione. Portiamo la mano all'altezza del volto, del naso, sollevando leggermente il gomito per aprire l'ascella. Poggio delicatamente il pollice sulla punta della narice destra e la chiudo leggermente, senza spingere e senza storcere il naso, sempre rimanendo dritta. Un gesto morbido che serve solo a chiudere la narice. Quindi chiudo la narice destra ed inspiro dalla narice sinistra. Chiudo la narice sinistra e apro la destra. Ed espiro a destra. Inspiro a destra. Chiudo la narice destra col pollice e apro l'anulare. Espiro a sinistra. Inspiro a sinistra ancora. Chiudo la narice sinistra, apro la destra ed espiro a destra. Inspiro a destra. Chiudo. Espiro sinistra. Inspiro sinistra. Chiudo. Espiro a destra. Continuiamo. Inspiro destra. Espiro sinistra. Inspiro sinistra. Espiro destra. Inspiro destra. Espiro sinistra. Bene, questa è la respirazione, il pranayama che vi propongo oggi. Serve a centrare, ad equilibrare il flusso energetico nei due lati del corpo, nelle due nadi più importanti, Ida e Pingala, che sono due colonne energetiche che viaggiano parallele alla colonna vertebrale. Facciamo questo per liberare i due canali e per mantenerli in equilibrio e quindi mantenere anche il corpo in equilibrio. Questo è quanto, vi saluto, Shanti, che vuol dire pace.